benvenuti. Benvenuti in la mia umile dimora. Buonasera a tutto quanto. Salve Barone, buonasera. Avete visto la villa Kamasung comprata di recente? Ma è bellissima Barone, è stupenda, è splendida. C'è solo un difetto. Complimenti per l'acquisto. L'avevano occupata dei terroristi delle armate rosse, hanno scritto un po' che stronzate sopra lì, no? E vabbè, ma lì... Viva lo Renato Revoluzione. Sì, ma lì, Barone, se mi dà una scala ce la tolgo io, con un po' di tinta ce la levo. Poi vedremo, piano piano. Mo mi servono... voglio, avete portato i soldi, se dovremmo comprare la macchina che ci serve per quella cosa. Certo. John, signor John. Sì, mi dica, Barone. Il barone si è sentito male, il barone, eh? Mi sa che si è sentito male, il barone. Allora, modo di... Barone? Diciamo... Tale arrivi, non è proprio legale, Cos'è? Barone, ma era uscita la cassetta giallo, scusate, porta la RP, che pensavo stesso cambiando il server. Stavo dicendo, voglio, se dovremmo fare una cosa non può che tra le righe. Sì. Mo? Durim pia una macchina piena di armi, dovremmo andare in un posto isolato e dichiarare che stiamo facendo un mercato nero. Ascoltate pure voi, voglio venite qua, venite. Sto come cazzo fare? Boss, devo andare a prendere i soldi, sennò dopo... sì un attimo, mo ti spiego una cosa. Allora, mo prendiamo la macchina, scriviamo un messaggio di spam a tutto quanti, diciamo che stiamo vendendo armi. A chi lo che ci contattano, diciamo il luogo e il prezzo dell'arma che ci chiedono. Capito? Sì, io ho sempre la pistola, Barone, ho sempre il ferro, nel caso arrivassero gli sbirri o qualcuno. Ecco, lo tenga perché si potrebbe diventare una cosa rischiosa, lo tengo pure io. Sì, perfetto. Allora, mo, va via i soldi che accostipiamo la macchina e andiamo. Direi di stare tutti armati per sicurezza. La macchina pure per voi che così ci seguite. Guarda dentro che bello, c'è una cortile privata. Ma è bella. Gli uomini che stanno tutto il giorno qua. Barone, tenga i soldi. Ehi. Ecco lei. Sì. Allora, mo state lontani che tiro fuori da un garage la macchina e devo pagarla a questo signore. Sembrano quelle antiche colonie della Sierra, del Che Guevara. Guarda belle. Eccoci qua. Bella. Sto mini, cazzo, sti vendor proprio, tipo, visto il Che Guevara davvero, questo è lui, è un combattente, tipo. Mo dovremmo fa un mercato nero, ha capito? Mo facciamo così, piamma una macchina, andiamo giù al villaggio, stiamo rinta a macchina finché non arriva lo strunz, appena mi contattano e mi dicono voglio quest'arma, io gli dico il prezzo, mi faccio dai soldi, veniamo qua, compro l'arma e gliela porto. Capito? Perfetto, va bene Barone. Capito. È un piano perfetto, ok. Perfetto, allora, che macchina usiamo? Dobbiamo usare due macchine, voglio. Allora io direi di prendermi. Io mi prendo quella che ho qua, che così è un poco resistente. Oh no, Maronna. Ah, che palle, non ci credo. Ah no, aspetta, forse è qua, aspettate. Forse probabilmente mi ha cancellato la macchina. Ho fatto salva veicolo, ma mi sa che non me l'ha salvato. Mamma mia. Ah, aspettate. Che palle. Voglio, ferma con le mani alzate. Voglio. Ferma. Fermati, allontanati dal mezzo. Fermo. Chi t'ha ritto venire qua senza avere contattato nessuno prima? Voglio, ti è venuto per comprare armi o che cosa? Voglio. Ehi. Oh, ha già accattato un piccone. Perché sei venuto qua? Qua stiamo facendo un mercato nero. Sono arrivato alla salina e mi sono accorto di non avere il piccone, raga. Ho fatto
figuraccia. È modo di pagare un pedaggio, voglio, sei venuto qua e ci hai disturbato, ci siamo spaventati. Ehi, quanto uno col furgone rosso va spaventato. Quanto tieni in contanti, voglio? Quanto tieni in contanti, voglio? $7,000. Ecco, allora, tieni 2,000 per il piccone e 5,000 me li dai a me, hai capito? Vabbè, quando l'uomo disarmato incontra l'uomo con la pistola può fare solo ecco, questo. Vedo che ha capito, vedo, questo è bravo, ha capito. Questo ragazzo è intelligente. Questo che ha qui davanti il barone è un uomo d'onore, non è mica uno a caso. Porca puttana, puoi dire forte. Bravo. Appena mi hai dato i soldi abbassiamo tutte le armi, ti pio piccone e te ne vai veloce come il vento, ha capito? Bravo, e non chiamare la polizia, mi raccomando, niente scherzi. Ho abbassato tutto quanto le armi, abbassato le armi, voglio, piavo piccone e vattin. E non fa strunzate, va là. Lo sto cercando. Il piccone sta rinto General Store, mi pare. Ah no, ma il mercato manco sta qua, voglio, devi andare al mercato, sta là. Sta in quella direzione. Guarda, aspetti, aspetti, barone, 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 un attimo, glielo do io, dai, tanto mi prende solamente spazio nello zaino. Va buono, bravo. Grandi, guarda, raga, grandi. Pure gli uomini onesti. Tenga. Alla fine è come se avessi pagato un piccone, non poca di più, con quei $5,000. Tenete un codice. Gliel'ho detto, il barone uomo d'onore. Aspetta, fermo, fermo, guaglio. Questa faccia, questa roba nostra. È una bandana. La vuoi? Sono altri $2,000, voglio. No, non serve, è la bandana d'oro. Vattin, veloce come il vento, voglio. E non girarti mai più indietro, hai capito? Me ne puisc. Va, fui, va. E sta senza pentire. Ecco, il primo stronzo che viene qua e ci fa perdere tempo, Maronna. Credete ancora che tenimo un mercato nero aperto? Ah, e mi sono cacato addosso, pensavo fosse la polizia. No, la polizia con un camion rosso non viene mai, sta tranquillo, voglio. La macchina. Uè. Mi sa che il nostro... È il nostro amico quello, Ugo, eh. Sì, sì. Ugo. Ugo, tieni la macchina che fa un casino. Eccolo. Che succede? Sì, ma fa vendiamo un mercato nero, voglio. Mi metto la maschera che sono più bello. Un problema. A che nessuno tiene i soldi per piazze le armi, voglio. Touch. Oppure dicono che noi siamo strozzini che fanno i prezzi. Guardate come sono bello. Vabbè, non si vede là davanti. Con la maschera da teschio, vestito elegante e la fondina legata alla gamba. Aspetta, fuori dall'RP Thump. Zenti, ha poi detto qualcosa per l'Hammer che vende le armi? Perché a me non le vende. E ancora devono fare lo sweep. Ah, e mi hanno detto che era già pronto però a me. Vabbè. No, il veicolo sì, forse. No, e non funziona. Non mi vende nulla. No, il veicolo funziona, solo lo sweep manca. Aspetta che ne parlo. Ah, ho capito. Vabbè, mo facciamo così, dopo abbasseremo pure i prezzi se costa meno dentro qua. Vabbè, torniamo dentro l'RP. Ugo, che sei venuto a fa qua, voglio. Mi sa che sta vomitando, barone. Ah, e che cazzo ha vomitato? No. Un cappello. Che è sta roba? No, c'è scritto apri borsa kit badge. È una è un cappello. Sì, no, è vomitato. È una papalina. Avrei. Qua giù. Ma da sentì, Aro, mi sentì. Ci stanno sino al costo che buono come hanno troppo assai, infatti remi. Hai capito, lo saccio, voglio. Stanno pure i malatesta che stanno a fare per scima. Ci stanno deridendo. Stanno chiedendo di me i malatesta o stanno ridendo? Stanno deridendo. Vabbù, mo lascia che ridono, che appena li vediamo gli spariamo un colpo in taga, ma così hanno smesso. Guarda, mo entra su un attimo, rivendicatore malatesta, ma che stiamo a fare una bella festa tutto quanto, ma fa.
No, voglio, ma dovremmo fare un po' che soldi, queste cose le dovremmo fare un po' che chiamanti, ancora per niente. Ah, gira bene, gira bene. Venite. Troppo da mangiare da bere, venite con me, rinta base nostra, venite. Oh, mi raccomando, non fate cazzate, venite. Stiamo calmi, nessuno si farà male. Dai, permette, vai, andiamo vai. Dentro la base nostra, capito, dobbiamo parlare un poco, voglio. Dai, iam. Cammina. Dietro di lei, signora, dietro di lei. Ho detto vai, muoviti. Dietro di lei. Ho detto muoviti. Ma venite o no? Chi è quello là che sta fermo? Venite in tab base nostra. Cammina. Metano, tu seguimi a me. Anche il tuo compagno lì, ho pesce a ruolo. Vieni, dal Ma potete rapirci? Cos'è questa storia? Ma ragazzi, secondo te se volevamo rapirci, vi facevamo venire fino alla base nostra. Dovremmo parlare, ma dovete parlare in tranquillità, quindi non lo so. Avete detto un paio e cazzate prima, dobbiamo capire perché l'avete dette. Tutto qua. Allora, venite. Darkfall, vieni pure te. Ma mi fido adesso segnare dietro di lei. Ah no, si può fidare, è un'amica mia, sta corto, sta buono. E infatti quello è il problema. Attenzione, mi hanno detto che sta arrivando una macchina della polizia, quindi venite tutti dentro alla base nostra, che così non posso... Facciamo attenzione. Venite. Sì, la polizia sta inseguendo me prima. Stava inseguendo te. Ah, bello, ce l'hai portata fino a base nostra. Vabbè, entrate tutto quanti. State tranquilli, il barone è un uomo d'onore, se ci mette la parola potete stare tranquilli. Sì, non vi facciamo nulla per il momento, basta che ci spiegate che cazzo avete detto prima. Allora, innanzitutto, non potete usare la taglia. Mettetevi qua vicino a questo signore, è tutto vestito bene. Mettetevi là, mettetevi qua, mettetevi. Allora, voglio. Qua la cosa è semplice. Ma per cortesia, solo per sicurezza, alzate le mani, che così siamo sicuri che hanno fatto stronzate. Per sicurezza, alzate le mani, tutte e due, alzate le mani, così non ti fa male nessuno. Ok. Pure te, dal folle, alza le mani un attimo. Un attimo, mi fanno male le braccia. Ecco, bravo. Allora... La tuta è pesante. Prima mi sono giunta a voce che ci stavate deridendo. E avete pure sfottuto l'amico mio che ha scritto rinta la chat globale. Perché l'avete fatto? Voglio. Alle prove, signore. Ho le prove, ho letto tutto, ma hanno fatto lo screenshot della conversazione in coppa WhatsApp. Che cosa abbiamo detto? Allora, mo mi spiegate perché avete fatto quella cosa. Ci ripeta cosa avete detto. Avete mancato rispetto. Avete sfottuto un amico nostro che ha comprato le armi da noi dicendo che non parla in italiano. Ha scritto lei senza accento, ho semplicemente sottolineato quella cosa. Non vi ho sfottuto, non era vostro amico. Sta qua, guarda, Ugonappa prima ti hanno spottuto, vero? Ovvero? Ugonappa è un amico nostro che ha comprato l'arma. Non sapevamo fosse vostro amico. Ugo, poi m'ha pure detto, questo signore mi ha detto che a voi ci avete spottuto, che prendevate gioco di noi. Che vi credevate come andare in da tutta cosa. Ho semplicemente scritto vero. Che non sa l'italiano. È sicuro è chi la sta dicendo. Sicuro, quindi l'ha messa questa cosa. Ma non era vostro amico. Noi non sappiamo l'italiano, capito. Ho detto a lui, non a lei. Manchi di rispetto a lui, manchi di rispetto. Ma qui c'è stata una mancanza di rispetto, però, Quindi non si può sapere. È vero. Quando vi creerete la vostra gente sapremo che è vostro della vostra squadra. Guarda che lo vedi un nome. Vedi un nome mio di Chris Lombardo della nostra gang. Ma Ugo non ce l'ha, quindi non sapeva che è della vostra gang. Amico nostro viene mancato rispetto, è come se manca rispetto a noi, capito? Ha qualche problema alla voce, signora Ron? E a me non me ne fotte un cazzo, mo delle vostre scuse, voglio. Sta laggando un po', ragazzi. Non vaccidiamo solo perché abbiamo dato la nostra parola. Ma una roba tipo questa, Oh, ma che cazzo? Abbassate un attimo le mani. Abbassa le mani, voglio. No, vabbè, tienilo alzato, sta laggando proprio tanto, voglio. Stai guardando. Ma così va imparato a mancare rispetto a tutto noi. Così mi è imparata a mancare rispetto, voglio. Chiamate i vostri amici.
Ma guarda che non vi abbiamo... Questa era solo una cosa colloquiale. Anche la nostra. Voi dite che chiamate, anche la nostra. Sono un po' tosti questi tizi, barone, però. Ah, questa è una minaccia. No, raga, la mia parola d'onore vale fino a che non ci minacciano. Ma sparata, che non è una minaccia, infatti. Sparate, va. Sparate, ci hanno minacciato, guaglio. Bravo, so prendete tutto e tutto. Anche a lui. Cosa fa? Chiama la polizia, bravo. Chiama la polizia. Chiama la polizia da chiamare. Ma giù, guarda che gli uomini non tengono, mancano poco nulla. Fate, fermi, fate. State, fate troppo casino, fermi. Guaglio, John Blake, devi capire una cosa che sta con noi. Se questi ci mancano polizia, di rispetto, arrendetevi. Oh, fermi, c'è la polizia. No, voglio, ma perché hai sparato alla polizia? John Blake m'ha ucciso! Era un infiltrato. Arrendetevi o chiamiamo rinforzi. Andatevene via da qui. Uccideteli tutti quanti. Saremo costretti ad usare termini. Mandate al cimitero John Blake per primo. richiesta soccorso, mandate rinforzi. Agente ferito sul campo. Agente ferito sul campo, mandate rinforzi. Porca troia, vado buttato giù. No, non ci voleva. Però vediamo se li arrestiamo. Guardate bella la scena finale in cui la polizia ha vinto lo scontro. Ci sta trascinando via. Ovviamente abbiamo... ho atteso, come avete visto, che arrivassero in malatesta. Aaron ha sparato a malatesta, li ha uccisi. E in quel momento la polizia è intervenuta. Hanno buttato giù Ugo Nappa, che c'aveva la K. Io ho sparato alla testa, ho ucciso il barone. Però poi Matt mi ha buttato giù. Comunque direi, dai, un agente ferito in azione ci sta. E questo episodio dell'infiltrato finisce nel migliore dei modi. Che è Red Box.